Buonasera a tutti. Innanzitutto grazie per essere qui questa sera. Volevo innanzitutto ringraziare i nostri relatori, l'ambasciatore Riccardo Sessa e Alberto Negri, e anche ringraziare Vincenzo Olita, che è l'anima di Società Libera, che ha organizzato questo convegno dedicato all'indomani israeliano-palestinese. E ringrazio anche la Conf Cooperative, che ci ospita generosamente questa sera. Allora, il convegno è un convegno abbastanza particolare, perché non si concentra sul presente, non si concentra sul domani, ma sull'indomani israeliano-palestinese, e va oltre quelli che sono i fermenti, il dolore, le mostruosità e anche le invocazioni di pace che vengono chieste da più parti. E l'obiettivo è anche quello di superare le partigianerie, andare oltre quelle che sono i pro Palestina, pro Israele, cioè cercare di superare anche questa dinamica di scontri che fa un po' stadio e che non è assolutamente la via giusta per affrontare un conflitto così complesso e soprattutto così delicato. Cioè, sappiamo, siamo tutti molto consapevoli che la situazione nella quale ci troviamo, si trovano oggi, è legata ai vincitori della Seconda Guerra Mondiale, ma la storia affonda le radici in molti decenni, un secolo prima, perché la storia non è iniziata nemmeno all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. E sappiamo anche che il peccato originale è stato quello di aver creduto che potesse essere possibile innestare un popolo in un angolo di mondo come quello del Medio Oriente, che è così complesso, così variegato, cioè, e basare tutto sull'idea che potesse essere possibile innestare un popolo in una terra che credevano fosse senza un altro popolo, ignorando il fatto che in quella terra un popolo ci fosse, e ci fosse da secoli, forse anche da millenni. Quindi, assunto il fatto che in questo momento non ci sono vie di uscita evidenti, e che i percorsi che si offrono davanti a noi sono insidiosissimi e pieni di ostacoli, il desiderio dell'organizzatore, di Vincenzo Olita, è andare oltre e immaginare un postdomani. Quindi immaginare di lavorare di immaginazione e mettere in campo tutto quello che può essere la capacità anche di visione, che in questo momento sembra essere assente, e cercare di costruire cammini che possano favorire il dialogo, che è qualcosa che oggi manca completamente. L'aspetto forse più particolare di questa traccia che dà Vincenzo è quello di immaginare la creazione di un forum per le libertà e la vita dei due popoli. Sembra un'utopia oggi, però è una strada possibile. Cioè, questo forum, che dovrebbe essere un tavolo, che va costruito proprio attraverso l'incontro, che oggi non c'è, e il dialogo, dovrebbe vedere intorno tutta una serie di paesi dei quali vi parlerà Vincenzo, e dovrebbe essere un tavolo intorno al quale la diplomazia torna a essere protagonista e torna a essere capace di costruire ponti, di costruire con i mattoni che sono le parole, il dialogo e la capacità anche di trattare problemi complessi, costruire una visione innovativa, audace, come sono stati audaci tanti altri personaggi nella storia. Ne abbiamo tanti esempi. Uno fra tutti, per esempio, Napoleone, che aveva una capacità di visione unica e davvero irripetibile, sia da un punto di vista di strategico, sia da un punto di vista della visione d'insieme, sia da un punto di vista del carisma, che non è solo la capacità di condurre gli eserciti, e quindi arrivare anche a scardinare queste logiche dei blocchi contrapposti, cioè, e farli finalmente incontrare. Può essere un'utopia? Può darsi.
però è sempre meglio percorrere una strada utopica piuttosto che perdersi in dei nulla, in una serie di parole vuote che non hanno senso. Ed è sempre meglio cercare di praticare l'utopia piuttosto che accettare passivamente il vuoto che ci offre lo spettacolo della politica e di tutti quelli che sono gli attori in campo, che non stanno esprimendo un particolare talento di comprensione e di visione. Io adesso cederei la parola a Vincenzo Lita, che è l'anima di Società Libera. Sì, tu sei l'anima, se siamo qui oggi è grazie a te. No, ma grazie all'anima, grazie a tutto, un po' di organizzazione. Ma... No, vabbè, Vincenzo è l'anima di Società Libera, che ha fondato nel 1997 insieme a un altro gruppo di amici che credono nella libertà. È autore di numerose pubblicazioni ed è anche l'ideatore delle marce internazionali per la libertà delle minoranze e dei popoli oppressi, che ha organizzato dal 2007 al 2020, alla vigilia del lockdown, del Covid, alle quali hanno partecipato tantissime popolazioni, fra i quali le popolazioni dei birmani, cambogiani, iraniani, Khmer, Kampuches, Krom, curdi, laotiani, siriani, tibetani, uiguri, vietnamiti. Fra i partecipanti di queste memorabili marce che tu hai organizzato in giro per le capitali europee, quattro capitali europee lo stesso giorno, stesso ora, c'era sempre Marco Pannella, che è un ricordo comune. Grazie. Allora, aggiungiamo anche una cattiveria nel disinteresse dell'informazione nazionale, non di cui delle marce della libertà, che pure erano riprese da vari giornali internazionali, che pure qualche volta la televisione italiana ci ha aiutata, che andavano in diretta su Radio Radicale, ma nel disinteresse dell'informazione mainstream, non dico più nulla. Allora, anch'io devo dire grazie a tutti. La dottoressa Filippi ha già detto alcune cose su Società Libera. Anch'io permettetemi di ringraziare i due relatori, oltre che la nostra moderatrice, perché i due relatori hanno, come dire, un bagaglio culturale di cose viste, esattamente spaziando tutte e due poi su tre continenti, perché l'ambasciatore Sessa ha fatto l'ambasciatore a Pechino, a Teheran, a Belgrado. Alberto Negri, che sta lavorando, poverino, perché deve consegnare anche un giornale, anche un articolo stasera, però lo ringraziamo doppiamente per essere qui. E di cose, di conflitti in giro sui tre continenti, dal sud-est asiatico all'Africa e nell'est Europa e via dicendo, ne ha visti. E quindi di questo siamo perfettamente onorati, anche perché allora partiamo dal presupposto che parliamo con gente che sa, e che più che sa, che gente che ha visto le cose come sono andate. Naturalmente ringrazio tutti voi, e è stato già detto, non parleremo del conflitto in atto dal punto di vista della giornata di oggi o quella di domani o anche quella di postdomani, perché a mio avviso, questo poi è un'idea mia condivisa da molti amici di Società Libera in giro per l'Italia, non è un conflitto che finirà così, perché la storia ci insegna poi effettivamente alcune cose. Io dico sempre che, poi Alberto e l'ambasciatore mi correggeranno se lo riterranno opportuno, i conflitti fatti tra eserciti, tra due eserciti, fra tre o quattro eserciti, a un certo punto tendono a calmarsi. E si calmano nel momento in cui una parte dei combattenti sta vincendo e l'altra sta perdendo in qualche modo. Allora si arriva pian piano, sotto sotto, si arriva alla cosiddetta tregua, via dicendo. Ma quanto non si scontrano gli eserciti, quanto si scontrano i popoli? E questo non vale, perché i popoli che subiscono, come dire, mutilazione di famiglie intere, a questo possiamo dirlo anche in questi giorni da varie parti, no? E via dicendo,
E allora lì il perdono non avviene in maniera, noi facciamo una tregua, poi facciamo la pace, praticamente i francesi e i tedeschi che si sono scannati per 100 e passa anni e via dicendo, alla fine non si scannano più, hanno abbassato anche le frontiere e vanno abbastanza d'amore e d'accordo. Questo non l'abbiamo visto nella storia però, negli scontri tra popoli, e questo è fondamentale allora per farci capire che anche questo scontro in Medio Oriente, così come ce ne sono altri nati nello stesso, in questo stesso pianeta di questo tipo, due accenni li farò anch'io, e non arriveranno molto facilmente alla tregua. Quindi c'è questo via vai diplomatico, specialmente Stati Uniti, Medio Oriente, davanti, indietro e via dicendo, che vedete quanta fatica costa, quanti ragionamenti si fanno, però poi siamo un po' lì, punti a capo in qualche modo. E allora, perché vedete, io collego qualcosa di religione, non essendo un cattolico, come dire, sulla riga e nelle benevolenze vaticane, no? Non perché mi conoscono in Vaticano, ma perché io, come dire, no, su alcune cose non mi ci ritrovo, pur essendo un cattolico. E beh, leggendo San Tommaso d'Aquino qualche tempo fa, San Tommaso d'Aquino all'incirca a metà del 1200 disse: tra i diritti naturali delle genti c'è anche la pace. Bella espressione, inutile, perché allora io, che non sono San Tommaso d'Aquino, ma un'idea ce l'ho, posso controbattere immediatamente dicendo: sì, però la pace è finita con Adamo ed Eva. E se non è bastato Adamo ed Eva, con quanto si sono incontrati Caino e Abele, da allora di pace non se ne sono viste tante. E allora pensare di, in termini politici, così che vediamo sui mezzi di comunicazione, quelle che vediamo nelle televisioni e via dicendo, adesso facciamo questo, facciamo l'accordo. Quanti accordi sono stati fatti nel Medio Oriente? Io c'ho qui un appunto sugli accordi nel Medio Oriente, tanto per non sbagliare né date e né personaggi e via dicendo. 78 Camp David tra Sadat e Begin, che prevedeva il ritiro dal Sinai degli israeliani e però il riconoscimento di Israele, un bel accordo. Vale nulla, non è basso nulla. 83 Oslo tra Rabin e Arafat, riconoscimento dell'OLP da parte di Israele, e su Gaza l'esistenza, come dire, di Hamas e quant'altro e via dicendo. I risultati li conosciamo. L'ultimo del 2020, Abramo. Trump si inventò questa cosa, USA e Emirati Arabi con Israele, facciamo un accordo. Questo forse qualcosa, poi l'ambasciatore mi correggerà, qualcosa è rimasto in piedi di questa cosa, ma gli altri due sono stati in qualche modo spazzati. Comunque, al di là di questa mia diversione in questo momento, voglio continuare un attimo il ragionamento che facevo prima. Non dobbiamo pensare al di là delle differenze politiche, no? Perché si leggono sui giornali, Alberto mi specialmente forse mi perdonerà, si leggono delle cose ridicole, perché si leggono degli interventi. Mi è permesso dirne uno, nessuno mi lincerà se dico una cosa. Stamattina per puro caso ho comprato il Messaggero e al centro del Messaggero ho trovato un intervento, l'avrete letto, visto anche voi, di Romano Prodi. Sono cose che dice da 15 anni, anche molte banalità, anche cose che dette 15 anni fa poi dovevano avere uno sviluppo, un qualcosa, stanno sempre lì. E però il giornale lì, 8 pagine, 8 spazi, 8 colonne, non mi veniva il termine, e via dicendo, c'è la gente che legge, e via dicendo, è come legge il nulla.
Ecco perché dico non politicamente corretto. Dobbiamo pensare in modo diverso, cioè dobbiamo pensare quello che Heidegger ci ha insegnato a dire, dobbiamo pensare ciò che è da pensarsi, cioè che non è tutto. E allora oggi che cosa c'è da pensare? C'è da pensare il domani di questi due popoli, se possibilmente avranno la possibilità di vivere, non dico in pace, ma almeno rispettandosi, almeno con spazi di autonomia e di libertà e via dicendo, e possibilmente arrivare prima, non alla pace, perché non si arriva alla pace così, ad una tregua, no, come quanto combattono gli eserciti, senza tregua non arrivano alla pace, così questi popoli, la tregua. La seconda, la stabilizzazione di quella tregua, perché la tregua è sempre una cosa un po' evanescente, che può finire da un momento all'altro, una tregua stabilizzata in qualche modo da più sicurezza per il futuro. Se avessimo superato questi due step e via dicendo, non arriveremo alla pace ancora, perché trattandosi di popoli, di eserciti, sicuramente saremmo arrivati alla pace. Perché se così fosse, invocare la gente, vedere la gente per strada o da una parte o dall'altra, invocare pace di tutti i tipi, di tutte le storie, diplomatici che vanno avanti e indietro e via dicendo, noi avremmo risolto i problemi, cioè ci saremmo fino adesso risparmiato centinaia di nostri fratelli morti nel mondo. Perché se li invochiamo e facciamo la pace, ci fermiamo lì, non abbiamo bisogno di fare guerra. Ma così non è stato. Quindi vuol dire anche l'avvertimento di San Tommaso d'Aquino, di una come si chiama, come lo chiamava, un diritto naturale come gli altri. I diritti naturali si intende la vita, la proprietà privata, la libertà, e quindi perché no, bella anche la pace. Ma gli altri ancora, secondo i paesi, da una parte ci stiamo un po' meglio, dall'altra parte non ci stiamo e via dicendo, ma di pace invece è coinvolto, della non pace è coinvolto l'intero pianeta. Allora, passando un po' più velocemente, abbiamo bisogno di un logos, cioè di una ragione, di utilizzare dei linguaggi liberi, vero dottoressa, che poi lei dirà alcune cose su questo, e ascoltare in modo diligente quello che è necessario, come dire, pensare, perché sennò ognuno di noi pensa. E pensa anche delle cose importanti per lui, per la sua famiglia, per i suoi affetti, per le cose e via dicendo, ma molto probabilmente poi anche messi tutti insieme pensiamo delle cose che non servono al pianeta in quel momento. E perché bisogna pensare le cose che vanno pensate? Per comprendere evidentemente che cosa? La complessità che la storia ci offre e la contemporaneità che la storia ci offre contemporanea e via dicendo, perché molte cose attraverso, una volta si dicevi quanta roba passa sotto i fiumi del Tevere, sotto i fiumi di Roma e via dicendo, e la storia quanta roba ha portato, che ci ha insegnato e poi ce li siamo dimenticati, quanta roba ha trasportato e poi non l'abbiamo capita, quanta roba che semmai l'abbiamo anche capita e poi l'abbiamo ripetuto. Ecco perché dicevo intelligentemente. Allora, un attento libero pensiero, come io lo immagino, essendo un liberale, è chiaro che parlo in questi termini, no? Deve farci comprendere che i conflitti arrivano alla pace anche duratura quanto non sono i popoli che si scontrano. Questo è un must, che però il pianeta non vuol capire. Perché il perdono tra la diversità della gente, non è, tra la gente diversa, non è uguale da tutte le parti. Se ci sono degli scontri di poco conto, rinchiusi da qualche parte, in alcune aree geografiche ben specifiche, si può anche arrivare al perdono. Ma se ammazzo milioni di persone da una parte e dall'altra, i figli di quelli non hanno il perdono da dare e non lo daranno mai. Ecco perché queste guerre durano tanto, e perché arrivano gli eredi, che non fanno altro che ritornare nelle vesti dei congiunti precedenti. Al soldato tutta sta roba non gli interessa, perché non gli avete toccato la famiglia, non gli avete ammazzato i figli, è stato un omicidio pari, io sparo a te, tu spari a me. Bene, e allora faccio alcuni esempi, così vi facilitiamo
tutta sta roba che sembra retorica, che sembra una cosa che sta al di là del venire, ma ce li ricordiamo il popolo dei Catari? 1200-1100 nel basso della Francia, con capitale Carcassonne, Tolosa, Albi, tant'è vero che poi vennero i Catari, vennero chiamati albigesi perché veniva la loro capitale Albi. Se ce li siamo dimenticati tutti. Io conosco bene i Catari perché mi sono tolto l'ossizio di capire quanto danno aveva fatto il Vaticano su un certo tipo di cattolicesimo. E perché quelli non erano nemici della religione cattolica, quelli erano dei uomini di chiesa che rendevano in quel momento un servizio al cattolicesimo dicendo: ma con questa chiesa non si va da nessuna parte, perché c'è un clero corrotto ai massimi livelli e via dicendo. Allora lì la risposta del Vaticano fu: mandiamo dei domenicani a dire a questa gente che stanno sbagliando. I domenicani lavorarono per parecchi anni nei territori catari e via dicendo, dopodiché ritornarono indietro dicendo: questi non si convincono. E allora da Roma partì: se non si convincono, si convinceranno con le cattive. Bene, 10 anni. 10 anni contro i Catari da parte di Roma, un milione di morti, cattolici con cattolici. Se vogliamo parlare di altre cose, di cose impressionanti, quanto l'Argentina, quanto in Cile arrivano gli spagnoli e trovano sto popolo che in qualche modo era un popolo sano, perché non conosceva neppure le malattie, stava lì tranquillo e via dicendo, ma loro li dovevano smobilitare da lì e via dicendo, e ci furono i famosi Mapuche, sterminati completamente come popolo in 273 anni. Storia. E così di seguito. E perché, che cosa è successo in Cambogia? Comunisti di un certo tipo con i comunisti di Pol Pot. Tre quarti della popolazione mandata a morire, circa 2 milioni di morti. La guerra dei 30 anni, 10.000 morti. E così di sé, possiamo andare avanti. Quello che è molto vicino a noi, nei termini in cui è vicino, per esempio, anche, non dico geograficamente, ma come vicinanza di cose fatte insieme con l'Africa, no? E via dicendo, cioè la regione dei Grandi Laghi, che significa essenzialmente Congo, Burundi e Ruanda. Dal tempo dell'indipendenza che questi paesi hanno avuto dall'Inghilterra, è un pezzo hanno avuto evidentemente maggiore da Belgio, 10 milioni di morti. Non mi sembra che l'umanità, rispetto a questi numeri, rispetto a queste situazioni, si sconvolge più che tanto. E allora ci sconvolgiamo più piccole cose d'altro tipo e via dicendo, però ognuno, come dire, e via dicendo. Però questi numeri, che io mi sto annoiando anche con significati di questi numeri e via dicendo, significano che questo è un pezzo della storia dell'umanità che ci insegna che le cose non finiscono nei termini delle guerre normali fatte da militari. Bene, finisco con un grande insegnamento che ce l'ha dato chi? L'impero ottomano. L'impero ottomano conquista poi, perché c'erano gli altri, gli ottomani sono arrivati in Turchia, caduto Costantinopoli nel 1400 e qualcosa, adesso faccio fatica a ricordare gli altri due numeri, 1400 e qualcosa, e praticamente mette sotto Costantinopoli, finisce con Costantinopoli, finisce l'impero romano d'Oriente. Ma loro non si accontentavano di quello, perché dice: adesso siamo diventati forti, no? E allora ci incamminiamo verso i Balcani. E gli ottomani hanno incominciato a risalire la Grecia, quella che poi è diventata Romania, la Bulgaria, e sono scoppiate le guerre del Peloponneso, che molti di voi conosceranno e via dicendo.
Ma quei territori erano abitati da chi? Erano abitati da cattolici, in modo particolare ortodossi. Poi erano arrivati un centinaio prima di loro, dei musulmani, erano arrivati i due fratelli, come si chiamavano? Aiutatemi perché mi sfugge, Cirillo e Metodio, che praticamente avevano convertito tanta gente e via dicendo, avevano fatto anche delle cose significative, perché l'alfabeto Cirillo viene da Cirillo, che l'aveva inventato lui, il prete. E poi tant'è vero che anche l'Unione Europea l'ha riconosciuto in quanto patroni, insieme a San Benedetto, patroni d'Europa. Bene, mentre però questi salivano e davanti si trovavano cattolici o ortodossi e via dicendo, il sangue è scorso a fiumi. È rimasto famoso un episodio che in Italia difficilmente amano ricordare, Otranto, perché ci fu una falange che mentre saliva il grosso si staccò nell'Adriatico e atterrò ad Otranto, ma quelli fecero resistenza agli abitanti di Otranto, questi si arrabbiarono, li portarono dopo pochi giorni nella piazza principale di Otranto e gli facevano la domanda: ti converti all'Islam? E quelli non avevano capito che se dicevano no, specialmente i primi, che gli tagliavano la gola. Bene, furono tagliate 813 gole. Chi è sta o chi è di Otranto o chi passa per Otranto, c'è una piccola insegna, una targa nella piazza di Otranto che ricorda gli 813 martiri. Bene, mi affretto, Arrivano, ma volevo fare la storia per dire quanta la difficoltà, arrivano alle porte di Vienna, arrivano la prima volta con il loro Saladino e furono sconfitti. Ci riprovarono dopo 100 anni e furono risconfitti, ma quella volta furono risconfitti pesantemente, perché gli imperi centrali si erano organizzati meglio, loro avevano poca cavalleria e invece i tedeschi e gli austriaci e quelli ancora del nord Europa, i polacchi e via dicendo, erano più forti. Furono sconfitti definitivamente. L'Austria si liberò definitivamente, qui nasce quel famoso bellissimo episodio da dove è nato il croissant, come dicono i francesi. Il croissant dicono che è nato in Francia, no, è nato a Vienna, perché la mattina in cui si liberarono e capirono che erano andato via, lontane dalle mura di Viennese e via dicendo, c'era un monaco francescano che ebbe la grande idea di prendere questo dolce fatto a mezzaluna, ed era la mezzaluna araba, che era molto buono di mattina e quindi si poteva mangiare. L'indicazione era: ci mangiamo la vostra mezzaluna almeno. E da che a tutti noi adesso piace mangiare cornetto fatto da quel prete, da quel monaco. Va bene, questi tornano in giù e che succede? Succede che però all'inverso, quanto salivano ammazzavano, sgozzavano e via dicendo, quanto scendevano era mal partito, quegli altri presero un'altra posizione. Allora dice: ah, adesso tornate indietro, e che ci avete fatto prima? Punto a capo. Chiudo qui, punto a capo, al punto tale che ambasciatore Alberto e via dicendo mi possono confortare dicendo che se non ci avessimo oggi, dopo 500 anni, le truppe di interposizione internazionale composta anche da battaglioni carabinieri italiani in Kosovo, perché ce l'abbiamo? Perché se non ci fossero le truppe di interposizione, dopo 500 anni questi popoli sarebbero allo stesso punto. Allora, ci siamo spaventati abbastanza sull'argomento, almeno vi ho spaventato abbastanza sull'argomento, ritorniamo un attimo indietro al discorso della Palestina. Se questo è il quadro, se questa è la storia che ci insegna, gli avvenimenti, io ho tralasciato per amore di velocità tutta una serie di cose, ho tralasciato per esempio quello che è successo negli Stati Uniti d'America, no? con gli indiani d'America, no? Anche lì parliamo di decine di milioni di morti. Va bene, e torniamo un attimo lì. E allora, la Palestina era dal 1516 al 18 un protettorato dell'Impero Ottomano, perché erano arrivati fin là. Succede che scoppia la Prima Guerra Mondiale, succede che gli arabi
fanno una mossa. Se loro erano amici dei francesi, in modo particolare degli inglesi, durante la prima guerra mondiale gli arabi in qualche modo erano diventati amici degli imperi centrali, cioè molti di loro hanno combattuto con la Germania e con l'Austria. Figuriamoci gli inglesi e i francesi, non solo sono quelli che sono, non sono quelli che fanno entrare gli ebrei, via dicendo, adesso vanno a combattere pure con quello, finita la guerra. E non era ancora finita la guerra, perché abbiamo un elemento centrale di che cosa ha significato la Palestina: 1917, dichiarazione Balfour, ministro degli esteri inglese, che scrive a nome anche del suo re, scrive al barone Rothschild, che pochi anni prima è stato tra gli organizzatori del movimento sionista internazionale nato in un albergo di Basilea pochi anni prima, nel 1880 e passa. Allora, voi capite che lì gli animi... E lì c'era scritta anche una frase molto semplice, se voi leggete Balfour, che si trova da tutte le parti, leggete Balfour, lì c'è scritta, c'è la lettera, e dice va bene, allora lì si potrà stabilire in Palestina un focolaio ebraico, che è un modo di dire, si capisce nulla, fate come volete, andate in 5.000, 10.000, qualche milione e via eccetera. Questi pian piano sono incominciati ad arrivare. Io alcuni numeri qui ve li risparmio, perché voglio dire, ne dico solo uno, nel 1903 i coloni che erano arrivati erano 35.000, nel 1940, già in piena guerra, seconda guerra mondiale, erano diventati 80.000, nel 48, quando è nato lo Stato d'Israele, erano 650.000, e rappresentavano il 31% della popolazione, perché a fronte dei 680.000 ebrei, che già possiamo chiamarli israeliani, perché poi il 48 è arrivato lì per fare come Israele, a fronte di 1.400.000 arabi. Quindi voi capite che l'ingranaggio si incomincia ad ingarbugliare. E succede anche qualche altra cosa, perché lì ci furono torti, sbagli, tanti sbagli, dico io, da parte dei vincitori delle due guerre mondiali e via dicendo, anche perché avevano accumulato un'altra rabbia dopo la rabbia della prima guerra mondiale, ne avevano accumulato un'altra, perché nel 1941, guerra iniziata, il Gran Mufti di Gerusalemme va a colloquio con Hitler a Berlino. E che cosa comporta questo colloquio? Che loro diventano, come dire, buoni amici per il futuro. E noi ci ritroviamo nel 1943, queste le storie non le dicono, però a chi è un po' scettico, io dico a tutti, a casa mia c'ho due libri seri che parlano di queste cose. 1943, la 13ª divisione SS delle Waffen SS stava per SS straniere, era composta da arabi con dei palestinesi dentro, e non solo c'era la 13ª divisione Waffen SS che combatteva coi tedeschi, ma c'erano anche due divisioni che erano di arabi arruolati nella Wehrmacht. Finita la guerra la dovevano pagare, e l'hanno pagata perché nel 48 si sono costruiti, hanno detto che potevano fare il governo, si è rotto anche l'incanto con la Germania, con l'Inghilterra degli israeliani, perché avviene l'episodio del grande attentato all'albergo, il King David Hotel di Gerusalemme. Più di 100 morti, di cui la maggior parte di questi morti erano ufficiali inglesi, perché lì era l'albergo dove resideva lo Stato Maggiore inglese. Allora gli inglesi a quel punto si tirano indietro e dicono alle Nazioni Unite, fate voi. Bene, allora, fatta tutto sto preambolo,
Quanto ho parlato? Siamo fuori tempo massimo. Siamo? Fuori tempo massimo. Cioè, quanto ho parlato? Beh, direi più di mezz'ora. Più di mezz'ora? Sì. Perdonatemi, perdonatemi, chiedo venia. Fra un po'. Chiedo venia, chiudo. Allora, chiudo dicendo, no, arrivando alla fine, tralasciando alcune cose. Come uscire, Platone direbbe, dalla caverna platonica? Lui usciva facilmente perché c'aveva i filosofi, no? Allora, i filosofi imparavano tante cose, quindi superiori potevano uscire. Qui filosofi non ci abbiamo, abbiamo giornalisti, ambasciatori, ma filosofi in questo momento ci mancano. E allora, con un pizzico di intelligenza, bisogna tre cose, è finito. Bisogna depotenziare i contrasti planetari, perché finché noi abbiamo 180-190 nazioni iscritte che fanno parte dell'ONU e via dicendo, e di questi 190, ho fatto un conto personalmente io, 165 hanno un esercito, voi capite che, voglio dire, stiamo sul fuoco. Chi ce l'ha grande, chi ce l'ha piccolo, ma ce l'hanno tutti. 100 anni fa non era così il pianeta. Da una parte. Dall'altra parte, quindi, se non depotenziamo questo, che cosa, chi si prenderà cura di questi due popoli? Perché io parto da un presupposto, che è il presupposto che prende cura dei due popoli, non adesso, non domani, non quanto è, dopo una tregua, dopo un assestamento e via dicendo. Ci sono 25 soggetti che noi abbiamo individuati, che potrebbero mettersi intorno a un tavolo velocemente: Arabia Saudita, Autorità Nazionale Palestinese, la Cina, l'Egitto, gli Emirati Arabi Uniti, la Gran Bretagna, la Giordania, Hamas, l'India, l'Iran, Israele, la Lega Araba, il Libano, l'Oman, la Palestina, il Qatar, la Russia, la Siria, Turchia, USA, Gran Rabbinato di Israele, Gran Mufti d'Egitto e Iman sciiti, perché lì se non metti solo un sunnita e non metti lo sciito si aprono altri problemi. Tutto questo è per dar vita affinché loro poi ci dicano come uscire dalla caverna di Platone, a un forum per la libertà e la vita dei due popoli. E dico, è un discorso di strategia, però concludo dicendo, con una battuta che ho copiato, ma la conoscete tutti, da quell'ugonotte a cui gli dissero: puoi diventare qualcuno a Parigi se vai a Parigi e diventi cattolico. E lui rispose: ci vado sì a Parigi, Parigi vale bene una messa. E io dico: Gerusalemme vale bene una strategia. Grazie. Grazie Vincenzo, darei la parola ai due relatori. E scardinando un po' il progetto che avevo immaginato per questo convegno, e che sostanzialmente comunque vorrei fosse un po' fuori dagli schemi, perché visto che abbiamo due figure di riferimento importanti che possono portare la loro esperienza, da una parte l'ambasciatore Riccardo Sessa, che è stato ambasciatore a Belgrado durante la crisi del Kosovo e che è stato anche sotto le bombe, è stato ambasciatore a Teheran, a Pechino, è stato rappresentante dell'Italia alla NATO e oggi è presidente della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, la SIOI. E abbiamo Alberto Negri, che è uno dei più stimati giornalisti italiani, editorialista del Manifesto, reporter di guerra, e sei stato reporter di guerra per Il Sole 24 Ore dal 1987 al 2017. Due persone che sul campo ci sono state, che il Medio Oriente lo conoscono. Alberto Negri ha scritto due libri, io ne cito Il turbante e la corona, che è dedicato all'Iran, e poi cito Il musulmano errante, che è una bellissima indagine che racconta la storia segreta e sconosciuta di un filone dello sciismo che sono gli Alawiti. Io direi che la cosa sostanziale che vorrei premettere è che vorrei uscire dallo schema delle domande, perché le domande comunque creano un solco. Non desidero tracciare una rotta, ma desidero creare suggestioni, e quindi avrei identificato una serie di parole. Ma prima ancora di arrivare alle parole, perché credo nella libertà, cioè nel
nell'associazione libera di idee, nel flusso di pensiero, e non voglio crearmi su un solco, anche perché l'esperienza dalla quale sono circondata è più forte di qualunque cosa, e per Leonardo era maestra, l'esperienza è maestra di ogni cosa. Io cederei la parola a entrambi, partendo però da un presente, e siccome abbiamo la fortuna, sono quei momenti incredibili, di trovarci nel momento in cui dall'altra parte del Mediterraneo si sta trattando una tregua fra Israele e il Libano, è questione di ore, credo. Alberto sta scrivendo un pezzo che uscirà domani, e abbiamo quindi due figure di riferimento che ci possono dare offrire un punto di vista, degli spunti, dei ragionamenti che possono essere nel presente, ma anche elementi sui quali pensare in un prossimo futuro. Quindi io inizierei a cedere la parola all'ambasciatore Riccardo Sessa sul trattato di pace, della tregua fra Israele e il Libano. Non parliamo di trattati di pace, perché vorrei collegarmi un momento alla lunga e dotta introduzione per dire che è vero, oggi ormai da decenni i conflitti, le guerre si svolgono in un certo modo e finiscono in un certo modo, che è certamente non quello previsto dai manuali sui quali tanti di noi hanno studiato, e soprattutto le guerre importanti, dico solo questo, non finiscono mai con un trattato di pace. Gli ultimi trattati di pace risalgono alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo per dire che se per caso qualcuno nutrisse ancora qualche speranza che la guerra che si sta combattendo vicinissimo a noi, perché in Medio Oriente è la guerra più vicina a noi, non solo geograficamente ma culturalmente, religiosamente, geograficamente, o l'altra che si combatte non tanto vicino a noi ma importantissima per noi e per le nostre libertà al nord, non finiranno con un trattato di pace, perché non possono finire con un trattato di pace. Questo, io ero pochi giorni fa a Milano a un convegno di esperti e illuminati professori universitari di diritto internazionale, e hanno esaminato le conseguenze sul diritto internazionale, sul diritto dei trattati, delle guerre. E io poi alla fine mi hanno pregato di fare delle conclusioni e ho detto: guardate che tutto questo è molto bello, però non funziona così assolutamente. Io meno di Alberto Negri, ma anch'io ho sulle spalle anni di teatri di guerra, e ho detto, dico, ma io queste situazioni le ho vissute col giubbetto e con l'elmetto, ma non funziona proprio così, non ci sono gli accordi di pace. Fatta questa precisazione, la notizia di oggi, perché noi qui siamo stati invitati a parlare a riflettere sull'indomani israeliano-palestinese, già è una provocazione in termini, perché ci riferiamo ad una realtà e a due popoli. Non voglio ritornare indietro nei millenni e nei secoli, ma a due popoli, perché noi parliamo di popoli che sono in guerra e che quindi, per i motivi che lui ha anche accennato, non potranno mai fare la pace con un trattato vero e proprio. Tra l'altro, di questi due popoli da decenni si stanno rinfacciando se esistono come stati o meno, quindi capite, sono decenni che si riflette sul dopo e sull'indomani. La notizia di oggi è che verso le 21 ora italiana dovrebbe essere annunciato un cessate il fuoco, attenzione, di 60 giorni. Già non è un cessato il fuoco definitivo,
che potrebbe essere il modo con il quale questa guerra, questo scontro potrebbe terminare. No, già si dice che sarà temporaneo, cioè a tempo determinato. Adesso non so se Alberto Negri abbia altre notizie, di 60 giorni sul fronte libanese. Ora, è certamente una notizia importante, se veramente poi noi fra poco scopriremo che è in questi termini. Cessate il fuoco, che dovrebbe essere il primo passo, facendo ovviamente cessare le armi, per aprire dei negoziati. E dei negoziati su che cosa? E qui ritorniamo nel nuovo, che tale non è, ma bensì il vecchio più vecchio. Negoziati su un accordo complessivo che dovrebbe assicurare un minimo di coesistenza e dei meccanismi di attuazione e monitoraggio di questo accordo. Non sono noti, almeno a me fino a poco fa, quali sarebbero poi i paesi coinvolti, perché quando si parla di meccanismo di monitoraggio si sa che c'è qualcuno, un cristiano o un musulmano, che dovrà monitorare, che dovrà effettuare questo monitoraggio. Quello che si sa, che è uscito fuori, è che questo cessate il fuoco sarebbe garantito da tre paesi, che sono Stati Uniti, Regno Unito e Francia. Io da italiano già mi sento profondamente sorpreso e amareggiato, e poi vi dirò perché, anche sulla base di un'esperienza personale. E poi ci sarà anche un meccanismo tecnico di monitoraggio, di cui però io non ho notizia di chi e di quali paesi potrebbero far parte. Dovrebbero essere dei paesi sostanzialmente della regione, quindi degli arabi, ma certamente non potrebbe essere diversamente. Ma insomma, questo è l'essenza di questo accordo che dovrebbe venire fuori. Non so, ripeto, Alberto, se hai notizie diverse. Alberto, avete visto cosa ho fatto? Ho dovuto scrivere un pezzo. Stavo qua. Vabbè, allora, insomma, la sostanza è questa. Signori, ma c'è poco da dire. Ragazzi, ma tregue di che cosa? Appunto. Ma sapete quante guerre ho visto io in Medio Oriente? Ho cominciato nell'80 con la guerra Iran-Iraq. Microfono. Ho cominciato nell'80 con la guerra Iran-Iraq. E per vedere un cessate il fuoco ho aspettato 7 anni e mezzo. Inutili, con 1 milione di morti. Qui la tregua non esiste, non c'è mai stata una tregua, c'è stato un intervallo tra una guerra e un'altra, con in genere un solo vincitore. E il discorso si esaurisce in tre righe. Questa tregua che c'è, e che forse sarà seguita con una a Gaza, non cambia gli obiettivi del principale attore della questione, cioè l'Israele di Netanyahu e dell'altro 60-70% degli abitanti di Israele che stanno con lui, inutile negarselo, che è quello di distruggere l'Iran, l'asse con l'Iran, e di seppellire la questione palestinese. Quindi questo è solo un intervallo tra il conseguire questi obiettivi. E col fatto che Trump sia andato alla presidenza, questo sicuramente facilita il compito di Netanyahu, perché se è vero che Trump magari si annoierà a sentire parlare tutti i giorni di Medio Oriente, perché per lui è una cosa troppo complicata per il suo povero cervello, perché lui è uno che ha creato i presupposti anche di questa guerra, riconoscendo, spostando l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme, riconoscendo la sovranità del Golan, insieme a quella del Sahara occidentale, che a voi non dice niente,
ma se Draghi è andato lì a prendere 4 miliardi di metri cubi dall'Iran è perché il presidente algerino Tabun gli ha fatto un discorso, che qui non è stato tradotto, in cui gli dice: noi ve li diamo, ma è vero che state con noi sulla questione del Sahara occidentale? Oh, ragazzi, non si prende niente gratis a questo mondo. E con Donald Trump, Netanyahu, Ben-Gvir e tutta questa compagnia non si aspetta altro che il riconoscimento di una sovranità su almeno il 30-40% della Giordania occupato dai coloni israeliani. E con questo, penso, la distruzione di Gaza e tutto il resto, si va verso il seppellimento totale, il tumulo della cosa di due popoli, due stati. Che non è stata, questa non è stata solo una guerra, questa è stata, e credo che sarà così, non un qualche cosa che apre alla pace, no, apre all'espulsione più o meno forzata dei palestinesi da questa regione, perché finirà alla fine così. Io ho finito. Certamente ragione nel ricordare il 7 ottobre, perché sicuramente non è una cosa che si può dimenticare, questo è fuori di discussione. Però noi qui eravamo partiti e l'intesa con la dottoressa Filippi era: arriviamo alla notizia del giorno, perché siccome qui si parla di riflessione sull'indomani, io almeno ho detto quelle che erano le notizie, e mi pare di aver capito che da quello che ho capito, senza che mi pare, ha iniziato una riflessione. È vero, se facciamo la storia inizia non nei secoli, come ci ha ricordato qui il padrone di casa, il nostro ospite, ma basta risalire a maggio del 1948. È da lì che comincia, disgraziatamente, lo dico perché io ho un amore istintivo per entrambi quei popoli, da italiano vero, ma è da maggio del 1948 che periodicamente, con una cadenza bestiale, succedono questi episodi, e ci sono dei 7 ottobre con a volte entità minori. Questa è la tragedia, ed è lì che noi dobbiamo cercare, e io continuo a ritenere che se c'è un popolo che può fare queste cose siamo proprio noi italiani. Capisce perché ho detto, sulla base della mia esperienza personale, quanto mi dispiace sentire che sono gli Stati Uniti, la Francia e il Regno Unito. Nell'estate del 2006 io ho fatto l'operazione di tentativo di pacificazione, che poi negli anni successivi non ha dato i suoi frutti perché non è stato seguito, ma che ha portato al dispiegamento della forza UNIFIL 2 dopo una guerra come questa di adesso, credetemi, e parliamo solo del 2006, ma come dicevo prima, tutto è iniziato a maggio del 1948, quando si ritira un battaglione inglese. Però non ci siamo messi a fare la storia, perché se facessimo la storia non staremmo qui fino a domattina. Adesso l'idea era di partire dalla notizia del giorno e immaginare una prospettiva. Certo che la prospettiva non è delle più facili da immaginare. Se pensate che questo è un problema, vedete, io quando racconto i fatti vedo che la gente mi ascolta pazzo, però sono i fatti la cosa più importante per un giornalista. Oggi capisco l'amarezza dell'ambasciatore per questa assenza, apparentemente insomma assenza italiana, perché poi da qualche finestra rientreremo dentro, ma pensate solo all'atteggiamento di Macron, che un giorno dice a Netanyahu: non ti diamo più le armi, un altro gli dice: se vieni di qua ti arrestiamo, e oggi in prima pagina sul Financial Times c'era scritto che Macron sta per raggiungere degli accordi di tipo militare, di sicurezza con Israele, con la Turchia,
e vi discorrendo, perché dopo aver detto affermazioni anche magari di principio e roboanti, il signor Macron che cosa fa? Fa gli interessi del suo paese e si butta al tavolo della pace. La questione del Libano è evidente, no? La Francia si è sempre, come dire, posta come lo stato protettore, no, del Libano, no? E poteva mancare che venisse al tavolo della pace anche oggi. Persino Netanyahu però si è un po' irritato e ha detto: ma come, questo qui è quello che mi vuole far arrestare, quello che mi vuole dare armi, e adesso fa il protettore, quello, fa il mediatore di pace? Perché c'è anche questo problema grosso di fronte a questa questione del Medio Oriente, che noi siamo arrivati, noi europei intendo dire, non dico divisi, sì, divisi nelle solite linee, ma soprattutto senza avere alcun tipo di piano, di programma, di alternativa da proporre, non tanto differentemente da quello che è successo dall'altra parte in Ucraina, ma sul Medio Oriente, se vogliamo, ancora più grave, per un motivo semplice: perché l'Europa per anni ha dato soldi ai palestinesi, ha fatto operazioni in Israele, cioè si è adoperata per la pace e tutte queste cose qui, buttando i soldi dalla finestra, praticamente, senza ottenere alcun risultato politico. Cioè adesso che si fa politica, che è arrivato, arriverà il cessate il fuoco qui e poi arriverà anche a Gaza, ma io dubito che saremo noi europei i protagonisti di questa azione politica, tranne forse i francesi e adesso anche gli inglesi, che naturalmente si infilano subito anche loro, no? Eccetera, in una maniera anche piuttosto cinica come al solito. Purtroppo, e questo è il problema grosso, l'Unione Europea non è da oggi che ha a che fare col problema del Medio Oriente, però io non ho visto azioni diplomatiche negli ultimi anni che avessero una certa rilevanza per cercare di portare al tavolo queste parti e ad avere una prospettiva politica. Se non si ha una prospettiva politica, esiste quello che vi ho detto 3 secondi fa, che si dice in 3 righe, che faranno gli americani, che farà Netanyahu, che faranno gli altri, ma non noi. Chiaro. E io vorrei prendere spunto dalla diplomazia che hai invocato tu per chiedere a lei, ambasciatore, a proposito di diplomazia, che mai come oggi ce ne sarebbe bisogno, mai come oggi ci sembra che stia latitando, e proprio sull'onda di questi ragionamenti dell'indomani in molti ci chiediamo: ma la diplomazia dov'è? Che fine ha fatto? Con la tradizione, tra l'altro, che abbiamo sempre avuto noi, grandissima, di grandi diplomatici, e comunque sulla scena planetaria non li intravediamo. Secondo lei che cosa dobbiamo immaginare per il prossimo futuro a proposito della diplomazia? Perché qua sentiamo solo i tuoni. Io dico quello che vado ripetendo pubblicamente da tantissimo tempo: la diplomazia è latitante, o meglio è assente, nelle grandi crisi di questi ultimi, diciamo, 2 o 3 anni, che sono poi le crisi che ci hanno portato a queste 2 guerre, di cui una veramente è preoccupante, perché noi continuiamo a sottovalutare i pericoli che possono venire dall'Ucraina e dallo scontro Ucraina-Russia, e continuiamo ancora a sottovalutare. Si è perso il modo di fare diplomazia. Io uso un'espressione molto semplice: la diplomazia si fa con i palombari, si fa spostandosi con i sommergibili, oggi si fa su Instagram e su Twitter. Come dire che non serve a nulla. E poi molto spesso non viene fatta da professionisti. Adesso io non è che pretendo di essere riconosciuto come
capace di inventarmi di tutto e di più, però sicuramente un po' un mestiere l'ho imparato e l'ho esercitato. La diplomazia, non a caso noi italiani veniamo considerati degli esempi di diplomazia. Perché? Perché una delle caratteristiche che ha sempre distinto noi italiani è quello che prima di parlare, di giudicare, noi ascoltiamo e parliamo con tutti, con gli arabi e con gli israeliani, e con entrambi possiamo parlare e siamo ascoltati perché abbiamo una credibilità, pur nel rispetto delle rispettive posizioni. Io aggiungo che bisogna poi soprattutto parlare con chi la pensa in maniera completamente diversa da noi. Io mi sono trovato e mi sono sempre chiesto, poi, perché io non sono mai andato in una sede scelta da me, e ho sempre detto, mi hanno sempre voluto punire, perché chissà che ho combinato. Perché ogni volta che dovevo andare da qualche parte è arrivata una telefonata e dice no, tu vai a Belgrado. E mi sono trovato alle prese con Milosevic. Poi dovevo essere premiato da tutto quello che avevo passato a Belgrado sotto le bombe. E poi un'altra telefonata, no, lei deve andare a Teheran. E io risposi, dico, ma che ho fatto di male? Soprattutto quando diventi molto esperto di qualche cosa, ad Apardesina fanno di tutto per mandarti da un'altra parte del mondo. No, però a volte ci può essere una spiegazione, perché io per esempio non mi aspettavo di andare in Cina e mi venne detto autorevolmente, quando io replicai dicendo ma io non sono un esperto di Cina, e mi si disse proprio per quello. E no, ma guardate che c'è una logica, però, e attenzione. Comunque, detto questo, oggi la diplomazia si fa, voi vedete, avete visto e letto sui giornali, chi è che faceva il negoziato sia giù in Medio Oriente che su? I responsabili dei servizi segreti. Certo. Cioè, anche questo volevo dire. È roba da fantascienza, con tutto il rispetto, intendiamoci, sul responsabile della CIA americano, io lo conoscevo molto bene, perché lo conosco molto bene perché era un mio collega, e quando io ero direttore generale per il Mediterraneo e Medio Oriente lui era la mia controparte, e poi al Dipartimento di Stato, e poi è andato a fare l'ambasciatore a Mosca. Però tu, quando cambi vestito e fai altre cose, devi seguire le logiche delle cose che devi fare, che sei supposto a fare. Quando poi ti devi confrontare con persone diverse, è chiaro che non sono comunque loro. Quindi certamente la diplomazia è mancata, sta mancando, ma insomma purtroppo mancano anche tante altre cose, perché io poi io già sono sempre stato un diplomatico particolare, ho sempre detto quello che pensavo. Oggi sono libero a 360 gradi, quindi non ho alcun problema nel dire che uno dei problemi grossi del mondo che ci circonda è che c'è una crisi di quello che si chiama oggi governance mondiale, c'è un deficit di leadership, e quindi le cose per forza vanno a finire in un certo modo, non c'è niente da fare. Ci saranno mille motivi, ma come mai? Però purtroppo è così, purtroppo è così. Voglio dire che cercando di reintrodurre un minimo di prospettiva, la prospettiva c'è sul Medio Oriente, e c'è da qui, è inutile che andiamo a stuzzicare di nuovo Alberto Negri, la prospettiva è una sola, non c'è cancelleria europea, latinoamericana, asiatica, che quando parla di Medio Oriente non dica la prospettiva è una, due popoli e due stati, e non può essere diversamente. Poi le chiedo, ma secondo voi è realizzabile? Perché no? Perché lei scuote la testa così per principio? No, io sono il primo a dirle che è difficile, ma non può che essere quella. Non può che essere quella. Che sta scomparendo l'oggetto della materia. Ecco, il problema, lo so, ma allora? Il problema... E allora? L'oggetto della materia.
Detto questo, sono d'accordo, e io ho sempre detto, anche se non esiste lo Stato palestinese in questo momento, anche se lo Stato palestinese non esiste, ecco, per esempio, i paesi europei potevano mettersi d'accordo comunque per un riconoscimento dello Stato palestinese, non perché è un riconoscimento, come dire, di fatto reale, è un riconoscimento virtuale perlomeno della prospettiva che ci può essere certo. di tutto questo. E certo, oggi tra l'altro con chi lo vai a negoziare? Che è l'altro problema, che non è un problema non da poco. L'ANP, porca miseria, è veramente in una situazione disperata. Sono 12 anni, forse è qualcosa di più anche, che non si fanno elezioni. Cioè, pensate che un signore come, anziano come Abu Mazen rappresenta un popolo di gente giovane che forse vuol fare qualcos'altro, no? Cioè, e non è gente stupida, eh? Oggi vedevo un servizio sulla Cisgiordania e si vedevano questi ragazzi che stavano mettendo in piedi una società di design. Signori, c'è gente che prova anche a vivere al di là della guerra, no? E per i palestinesi della Cisgiordania, vivere al di là della guerra senza poter andare in Israele a lavorare diventa un problema, perché dove tirano fuori 4 soldini per mandare i figli a scuola e dargli da mangiare? Queste sono cose da tenere anche presente dal punto di vista pratico. E adesso quando vai a Gaza con chi vai a negoziare? Che c'è una crisi umanitaria, ragazzi, che sono 250.000 a nord abbandonati, 300-400.000 a sud in condizioni terrificanti, sta arrivando tra l'altro l'inverno, no? In situazioni molto 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 critiche e difficili. Ma io penso che sia difficile poi trovare degli interlocutori in una situazione di questo tipo, eh? Cioè, e che non dura, è vero, questa guerra è arrivata adesso dopo il 7 ottobre, ma il problema è che per esempio per Gaza dura così da 20 anni, che è un carcere, che è una specie di carcere cielo aperto, e quando hanno provato da entrambe le parti a trovare una strada alternativa, forse è andata anche peggio, perché da una parte Netanyahu li lasciava al Qatar e a questi paesi qua di finanziare questi di Hamas, perché gli faceva comodo in funzione anti-NP, contro l'autorità nazionale palestinese. E, signori, Netanyahu a un certo punto nel 2018 fa un discorso davanti ai parlamentari del Likud e gli dice: guarda che noi dobbiamo appoggiare Hamas contro questi qua. È vero. Guardate che qui il problema del Medio Oriente è che molto spesso noi parliamo di geni, cioè, quindi molto spesso fanno degli errori di calcolo micidiali. Guardate che anche Sballa in Libano ha fatto un errore di calcolo, perché e attenzione, contro tutte le opinioni della maggioranza degli analisti militari che ancora 7-8 mesi fa dicevano: ma guardate che va dappertutto, era scritto, guardate che Sballa c'ha la possibilità di colpire anche duramente Israele, Israele attaccherà fino a un certo punto perché sennò poi quelli gli manderanno i missili a Tel Aviv, a Haifa. E poteva sembrare così, perché nel 2006 Hezbollah aveva una forza notevole, no? E riuscì persino a fermare, a inchiodare Israele nel sud del Libano, col suo momento massimo di popolarità in Libano e in Medio Oriente. Ma questa volta invece cosa si è trovato? Vero. La sorpresa, si è trovata la sorpresa, la guerra altamente tecnologica, una sorta di cyber war che ha decimato la leadership, ha decimato funzionari di alto grado e via discorrendo. È stata una sorpresa per tutti. Guardate, questo è stato un calcolo sbagliato. Tante volte si fanno i calcoli sbagliati, come il 7 ottobre, per tornare al discorso che faceva quel signore, perché lo vorrei isolare, non perché non sia ci sia stato,
perché è un discorso molto serio, molto serio. Guardi, io quella mattina ero sveglio alle 6 del mattino, non perché mi sveglio sempre così presto, ma mi ero rotto delle costole ed ero in ospedale e quindi la notte non dormivo. Guardo subito le agenzie la mattina, tanto per passare il tempo. Alle 7 del mattino, era sabato, vedo sfondato il valico di Erez. Ma io ho detto, e sabato mattina, secondo me qualcuno ha confuso un Erez con un altro Erez. Io sono passato 10-12 volte da lì. Come fanno questi a sfondare il valico di Erez? E da quando? Dopodiché vengono fuori le notizie, vedi, sfondato il valico di Erez. Ho detto, beh, sono le 7:30, 8:15, alle 9 gli hanno fatto fuori tutti. E invece non è andata così. E per di più scopri che attaccato a Gaza stavano facendo un rave e non c'era neanche una macchina dei vigili urbani. Che doveva essere da un'altra parte. Ma io sono rimasto. Ma sì, li avevano spostati molti di là, tutto quello che vuoi sono. Spiega questa cosa della. Sì, però. Hai visto? Non può esserci uno che neanche fa una telefonata? Ci volevano 2 ore e mezza per entrare a Erez. 2 ore e mezza per entrare a Erez ogni volta, una rottura di scatole. Quindi, impossibile una cosa di questo genere che accada in un paese di quel tipo, con quella tecnologia che ha dimostrato di poter fare una tecnologia incredibile, perché noi. Ma per forza li avranno visti. Cosa è successo e che cosa è successo quel 7 ottobre? Quello deve essere un'approfonditissima analisi che devono fare all'interno di Israele. Perché secondo questa la mia esperienza di Medio Oriente. Oggi siamo più un incubatore di tensioni instabilizzate. C'è la tigre in gabbia. Per far uscire la tigre dalla gabbia ci vuole qualcuno che apre la gabbia, ragazzi. Per di più, chi vanno a punire questi di Hamas? Vanno a punire la popolazione. Che nasce difensiva e non ha mai fatto assolutamente. Erano i più progressisti, quelli che organizzavano per tirar fuori i malati da Gaza e li portavano negli ospedali in Israele. È stata una punizione doppia quella. La Svezia, la doppia Finlandia, sono corsi a chiedere, a supplicare di entrare nella. Però NATO, vedete, il Medio Oriente, l'esperienza di Medio Oriente, io ho fatto anni di guerra in Algeria negli anni 90, guerra che nessuno qua ha visto, eravamo 2 o 3 giornalisti al massimo che ci arrivavamo. Ogni tanto arrivavo in qualche villaggio, 30-40 mila abitanti, e c'erano le teste tagliate nei fossi, la gente silenziosa. Non parlava. Poi chiedevi, magari c'era qualcuno che conoscevi, e chiedevi, ma chi sono stati? Sono stati i jihadisti? E qualcuno faceva, alzava gli occhi al cielo, perché i jihadisti, molto spesso quelli della Sûreté, si vestivano con le jalabe e gli tagliavano la testa. Cioè in Medio Oriente, quando trovi una popolazione che ti dà fastidio, la fai anche fuori. Cioè purtroppo è questo che mi detta purtroppo questa esperienza. E sono un po' pessimista perché negli ultimi 25-30 anni non hanno indovinata una, qua, dall'Iraq all'Afghanistan. Le dico solo un cognome, Barghuti. Ma non li vorranno? Posto che è in prigione. Ma se io sono uno che sta al governo in Israele, cosa faccio? Rilascio uno che magari ha anche la possibilità di diventare un leader? Dopo la mancanza di leader che ci sono stati in questi anni. Ma figuriamoci, ma signori, una cosa che non si vuol dire, e lo dico con grande cosa, guardate,
che anche a Gaza c'erano delle spie del Mossad, eh? E guardate che l'attuale capo del Mossad, quello che vuol fare fuori Netanyahu, ha un'esperienza enorme, perché era uno che stava dentro Gaza una volta ad andare a cercarli uno per uno. E ha ragione però l'ambasciatore, ritornando al suo discorso che secondo me ha un valore enorme. Non puoi far far la diplomazia dai servizi segreti, cioè la fai, i servizi segreti sono quelli che possono alimentare, come dire, l'informazione della... Esatto, ma tu devi avere dei tavoli negoziali fatti da gente che sa negoziare, che vuole veramente negoziare, no? Che ha un mandato anche politico per negoziare. Perché chi sono questi dei servizi per negoziare? Non hanno un mandato politico, un ministro degli esteri, un sottosegretario, hanno dei mandati politici. Devono comunque rispondere alle opinioni pubbliche o in una conferenza stampa. Uno dei servizi taglia l'accordo e non lo vedi più. È un ragionamento che tu hai fatto che io trovo, mi trovo in, che mi appoggio in piedi, perché questa cosa di delegare questa cosa di servizi in questi mesi, che cosa ha portato? Volevo dire una cosa, però c'è una intensa attività a livello internazionale e anche Nazioni Unite sul giorno dopo, perché non sono notizie note ai più, ma già a settembre, alla fine di settembre, nell'ambito della sessione dell'Assemblea Generale, è stata creata una Global Alliance che per l'attuazione della soluzione di due stati, comprendente un'infinità di paesi, e pochi giorni dopo in Arabia Saudita è stata ospitata una riunione alla quale hanno partecipato 96 paesi e organizzazioni internazionali per iniziare a lavorare su un progetto di due stati, cioè in realtà dello Stato palestinese che avrebbe dovuto poi essere riconosciuto, con molte delle questioni che sono oggi, che dovrebbero essere oggi ricomprese in questo accordo. C'è un esercizio che però si frena e si ferma davanti a delle obiettive storiche difficoltà, che sono quelle alle quali abbiamo fatto riferimento forse prima. Forse l'unica, i Balcani un po' ci aiutano in questo, correggimi se sbaglio, tu essendo esperto di quell'area, l'ho fatto anch'io di guerra, però bisogna partire un po' da... Devi parlare, una cosa, si potrebbe partire dal basso, cioè molto spesso noi pensiamo, mettiamoli a Madrid, mettiamoli a Oslo, facciamoli discutere, gli facciamo fare lo Stato palestinese e tutte queste cose qui, però poi abbiamo visto il fallimento anche di tutto questo processo. L'unica forse è partire dal basso, cioè partire dalle comunità locali, cercare di partire dalle comunità locali creando delle situazioni di convivenza civile, no? Magari anche un po' limitate, perché magari anche un po' più controllabili, intendo dire, nel casino che c'è lì, però cominciare a farlo. Cioè, vedete, c'è stato un giorno che hanno colpito dei beduini, un razzo ha colpito dei beduini. Una volta stavo nelle ghette dove c'erano dei beduini e c'era però una agenzia di cooperazione italiana, non mi ricordo più quale fosse questa NGO, che portava l'acqua ai beduini, e l'acqua ai beduini la portavano con delle vasche, ma queste vasche stavano fisse. I beduini ci avevano, siccome sono nomadi, hanno il bestiame e quindi devono muoversi col bestiame, e quindi hanno detto ma noi abbiamo bisogno di vasche con le ruote, perché se non possiamo lasciare l'acqua qui, dobbiamo spostarci con l'acqua, capito? Cioè piccole cose che sembrano minimali, che sembrano quasi, che ci fanno, come dire, un po' ridere, ma sono importanti per le comunità del posto, per dare alle persone una loro dignità. Io poi sono fiducioso, perché penso che il popolo palestinese, se gli dà la possibilità di studiare
e di coso, è un po' meglio che da altre parti, è un po' meglio che da altre parti. Non è che si comprano il diploma di laurea come quelli degli Emirati o degli altri posti, che possono fare la donazione all'università e comprarsi i dottorati, no? Grazie Alberto. Volevo tornare su di lei e sul discorso dei due popoli e due stati, e poi magari chiudiamo, perché forse abbiamo chiuso. Sì, no, ma cediamo la parola al pubblico. Sì, io adesso cedo la parola al pubblico, ma quello che volevo chiederle a proposito di questo progetto del quale ha parlato, credo che la domanda non sia solo mia, e come si può immaginare una soluzione con due popoli, due stati, secondo lei, quando in realtà l'autorità nazionale palestinese è ridotta a un arcipelago? Cioè, per formare uno Stato tu hai bisogno di una continuità territoriale, ma la continuità territoriale, chi è stato in Cisgiordania sa che non esiste, e sa che ci vuole un fegato bestiale e un coraggio da leoni a passare ogni checkpoint, anche solo se lo fai da turista o da prego? Ore. Sì, io l'ho attraversato. No, io l'ho attraversato da comune mortale, e non posso dimenticarmi che cos'è stato l'attraversamento dei checkpoint, così come non posso dimenticarmi quanto è stato complicato anche solo attraversare il muro da Gerusalemme a Betlemme. Così come non posso dimenticare tante cose che ho visto in Cisgiordania come semplice pellegrina, perché io così l'ho attraversato zaino in spalla. Quindi, quando si parla di due popoli, due stati, io ho lasciato la parola perché oggi sento che il mio ruolo non è di interferire, ma di lasciar fluire quelle che sono le esperienze, la conoscenza e la sapienza altrui, ma io devo portare una testimonianza, e devo dire che quello che succede in Cisgiordania, io non so neanche come facciano a resistere da decenni, da quasi un secolo, e io ero una pellegrina, quindi una persona assolutamente qualunque. Io quei checkpoint non li posso dimenticare, così come non posso dimenticare che per andare a lavorare dal punto A al punto B tu esci la mattina ma non sai se torni la sera, e che è a discrezione dei militari israeliani se tu passi oppure no, se tu vai oppure no. Io non posso dimenticare i cartellini gialli delle macchine che sono appesi al retrovisore, allo specchietto, perché devono essere riconosciute immediatamente. Io non posso dimenticarlo. Quindi, siccome uno Stato non può essere un arcipelago come l'Indonesia o come era la Repubblica Serenissima di Venezia, che è stata regina del Mediterraneo e che tanto potrebbe insegnarci, come potrebbero insegnarci anche il trattato di pace, perché quello è stato un trattato di pace ed è esistito, anche se 2220 di Federico II di Svevia, che è stato l'unico a portarsi a casa il risultato, e come l'ha fatto? Con la diplomazia, spedendo il suo amico arcivescovo di Palermo in avanscoperta con un bastimento carico di regali, e aveva anche un cavallo completamente coperto d'oro, per dire che si è riportato a casa Betlemme, Nazareth, Gerusalemme. Sì, ok, Gerusalemme disarmata, ma se l'è riportata a casa. È durato 11 anni, pazienza, però è stato un grande 5 minuti. È stata una grandissima esperienza, ancora oggi monumentale, mai più ripetuta. Come fai a pensare a due popoli e due stati quando uno Stato è ridotto a un arcipelago, che era esattamente il contrario di quello che era nel 1947, posto che il più grande acquisizione di territorio da parte della comunità ebraica è stato quello venduto dai sursoc libanesi, che hanno venduto mezza Galilea? Cioè, sono tutte cose che vanno tenute conto. Soprattutto la strada per Gaza. Appunto. L'ho scritto nel mio libro su Gaza Mediterraneo. Non l'ho letto. Comunque, io chiedo scusa, però la domanda è lecita. Come puoi pensare un due popoli e due stati, quando forse l'unica cosa a questo punto, data anche la tragedia, è dato il fatto che ci sono, vorrei aggiungerlo e chiudo, do i 5 minuti perché non ho parlato tutto il tempo, ci sono, sì no, ma io voglio solo dire che ci sono pronte due speculazioni immobiliari per Gaza e per il Libano, signori, e ci sono, c'è Daniela Weiss che sta andando avanti come un treno, e mentre noi siamo qui che parliamo, quelli vanno avanti come un treno.
quelli fanno, non è che parlano, quelli fanno e vanno avanti come una locomotiva, come un razzo supersonico. Quindi io mi chiedo, davvero, ancora una volta, e lascio la domanda aperta e cedo la parola, ma la diplomazia, la verità, e allora io avevo un po' di... è saltato tutto quello che avevo in mente, ma io avevo delle parole chiavi che sono la libertà di stampa, che non esiste, la libertà di stampa non esiste, l'ONU un carruzzone, impotenza o connivenza, io vorrei fare il riepilogo, ci sono tutta una serie di parole qua che bisognerebbe denunciare, io ho ascoltato, però cioè, sì, sicuramente io ho una visione, hanno coniato anche un nuovo neologismo per renderci la vita ancora più complicata. Per renderci la vita ancora più complicata, a giugno di quest'anno hanno coniato un nuovo neologismo. Un neologismo che è anti-israeletismo. Ci è vietato parlare di genocidio, ci è vietato parlare di sterminio, ci è vietato parlare di antisionismo, ci è vietato tutto quello che noi diciamo come critica o come obiezione o come disappunto o come qualunque cosa sia non gradire quello che fa Israele è antisemitismo. Io non sono antisemita, posto che ogni volta che mi dicono sei antisemita, io rispondo io non ho niente contro gli arabi e i fenici, perché i semiti sono gli arabi, sono i fenici, sono addirittura gli eritrei e gli etiopi. Dunque io se sono antisemita allora sono anche anti-araba, anti-tutto. Posso un attimo intervenire un secondo? Anti-israelitismo. Allora posso dirvi una cosa? Io non cancellate sono tutto quello che avete letto sul Medio Oriente in questi decenni. Per un semplice... No, scusa, questo è molto importante. Ci ho passato dentro 45 anni della mia vita, facendoci tutte le guerre. Ora, il problema del Medio Oriente non è vedere chi c'era allora, è vedere chi c'è adesso. Voi immaginate di andare in Siria oggi... 7 milioni di profughi, molti scappati fuori dai confini. Se voi andate oggi in una città come Homs, non trovate gli abitanti che c'erano 10 anni fa, ne trovate degli altri. Se andate in Iraq, troverete in tutte le città di abitanti diversi da quelli che c'erano nel 2003 quando ci fu l'attacco americano. Le popolazioni sono state mosse, ma non una volta sola, dozzine di volte. Kobane non era una città curda, io ci sono stato nel 2014, c'erano 15, era una città armena, signori. Poi sono arrivati i curdi e l'hanno fatta curda, come tanti posti del Medio Oriente. Il Medio Oriente in questi 30-40 anni è stato completamente sconvolto. Non soltanto da Israele, dalle guerre tra Israele e palestinesi, ma soprattutto dalle guerre degli occidentali. Ecco appunto. L'Afghanistan, l'Iraq, la Libia, la Siria. Ma oggi, guardate voi, se guardate quella cartina del Medio Oriente, non c'è un confine che corrisponda alla realtà vera dei fatti se ci andate sopra. La Siria è un condominio militare dove ci sono russi, ci sono americani, ci sono iraniani, c'è di tutto, 1000 milizie, ci sono i turchi su a nord. Noi abbiamo un bambino dietro e i bambini sono il futuro per tutti. Sì, sì, no. Chiedo scusa, non ha la mia abitudine di intervenire in questa modalità. Prego, prego. Organizzatore. Intanto mi presento, mi chiamo Serena Angeli, sono dipendente pubblico e partecipo con grande amicizia alla società occasionalmente. Vuole venire qui? No, vuole venire qui. Così la sento. Chiedo scusa alla platea anche e soprattutto ai relatori. Questo aperto funziona.
Vediamo se funziona. Ma vabbè, tanto mi senti. Ah. Quello rosso. Di solito era il verde, qui è il rosso, va benissimo così. No, io intanto volevo come prima cosa ringraziare per questa discussione, questa presentazione che è di un livello molto elevato che raramente si ha il piacere di ascoltare in Italia. Avevo delle domande, però non è stato possibile porle, non so se c'è il tempo, per cui se c'è le faccio, non so se c'è il tempo per le risposte. Avevo delle domande perché è troppo importante quello che voi avete posto, difficilissimo dal mio punto di vista tracciare una prospettiva con una certezza, e i temi, mi volevo associare al rammarico dell'ambasciatore di un ruolo dell'Italia praticamente inesistente in questa prospettiva attuale, però che non è vero che inesistente. No, ma la comunicazione dirà quello che vuole, non abbiamo una sana comunicazione che arricchisce elementi, per cui diciamo non entro su quello che diranno la stampa, avremo sicuramente soft power, avremo portato tutto quello che possiamo portare sia agli israeliani che ai palestinesi, avremo un ruolo dopo, prima, durante, non lo so. Però esprimo il mio rammarico e anche una, come dire, percezione di una, nei tavoli dove vado, cerco di informarmi, avverto una certa autoreferenzialità sul Mediterraneo dell'Italia, particolarmente imbarazzante dal mio punto di vista, perché non basta essere bagnati dal mare per pensare di svolgere una politica nel Mediterraneo. E l'ultimo tema che volevo, al quale fare la domanda, rispetto alla prospettiva, voi avete posto un tema di prospettiva e alla fine avete detto la possibilità di agire dal basso. Io vengo dall'idea che, avendo constatato il fallimento delle organizzazioni internazionali al quale collego la diplomazia, perché non ci sono organizzazioni internazionali senza la diplomazia, mi chiedo, non vedo alternative rispetto alla possibilità di costruire un percorso dal basso, che vuol dire porci una prospettiva di almeno 50 anni davanti a noi, perché meno di quello è impossibile, vuol dire lavorare sui giovani, sull'educazione alla pace, sui diritti dell'uomo che non vengono insegnati nelle nostre scuole, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui se questo accade e può accadere, lo volevo chiedere come complemento alle prospettive che voi avete tracciato di un trattato che probabilmente la pace non la porta. Allora, o si muovono i popoli al di là dello Stato che si definisce sulla carta, parlo dei popoli, le persone che hanno subito violenza, come potranno essere nuovamente in un clima di pace se non si costruisce dal basso? Era l'anello che mi mancava, e per cui chiudo qui, perché cioè, embargo. Cos'è che non sono sui soldi, eccetera, però almeno fuori legge, poi le fanno tutte, ma è un po' più difficile, no? Rimando al Papa. Signora, il Papa ci dà tutti i giorni questa risposta dal Vaticano e ci dice che se continuate a fabbricare armi da venderle sarà ben difficile. Quella la vedo più. Ma sai che la cosa più difficile? Me ne sono accorto in Somalia, in Libia, in questi posti qua. Quando dai in mano un fucile a un ragazzo, non glielo tiri più via. Ma la cosa è difficile, la fine. Ecco. C'è qualcuno che ha ancora una domanda prima che ci caccino? Qualcuna domanda secca a definire? La signora merita il suo. Sì, sì, no, volevo solo dire sì. Che mi è sfuggito il tema dell'assenza dell'Europa. Per me non è secondario. Ah, certo, ma come no? Noi oggi. Prego. No, oggi non l'abbiamo toccato, ma è evidente. L'assenza dell'Europa, insomma, questo meriterebbe un'altra seduta molto più a lunga ancora. Si è parlato delle organizzazioni internazionali impotenti che non funzionano. Abbiamo impedito
alla nostra conduttrice di sviluppare delle riflessioni che si era già preparata. Guardate, anche qui bisogna fare una grande distinzione. Si parla in continuazione di crisi del multilateralismo. Si dice che le organizzazioni internazionali sono impotenti, non sono state in grado di trovare soluzioni di pace. Ma non è quello il problema. Il problema è che ha mostrato i suoi limiti, hanno mostrato i loro limiti, i meccanismi di gestione delle crisi da parte delle organizzazioni internazionali, per un motivo molto semplice, io lo ripeto in continuazione. Le organizzazioni internazionali sono e fanno solo quello che i Paesi membri vogliono che esse siano e che esse facciano. E naturalmente i Paesi più forti. Noi abbiamo, e l'Italia sta lottando da anni, noi abbiamo un sistema, le Nazioni Unite, che è figlio della guerra, dove un Paese ne blocca 193. Ma può funzionare? No! No. Io poi aggiungo un'altra cosa velocissima. Le Nazioni Unite, adesso c'è il G7, poi c'è il G20, ci sono nuove aggregazioni che si sono formate, si sono create, ci sono nuovi attori che sono balzati sulla scena internazionale. Credetemi, lo dico con dolore, vengo da Fiuggi, stamattina ero a Fiuggi. Non è il G7 oggi che comanda il mondo. Quando quel raggruppamento è stato creato nel 1976 ed erano cinque che naturalmente avevano escluso l'Italia e la diplomazia italiana, il segretario generale della Farnesina si mise in aereo, si fece le sette chiese per dire ma che non ci invitate a noi, noi così siamo entrati. A quel tempo, quando si riunivano i sette, che poi diventarono rapidamente sette, è evidente che chiudevano, si mettevano d'accordo e avevano chiuso. Oggi non è più così. Oggi non è, allora è questo, cioè ci sono dei meccanismi che non funzionano più. E allora qui bisogna riformarli. No, ma non è perché che gli Stati Uniti sono al loro quarto veto per il cessate il fuoco a Gaza, il quarto veto, e non bastano i 44.000 morti, non bastano i 500 milioni di palestinesi che stanno morendo di fame. La signora comunque ha detto una frase non banale. Non basta essere bagnati dal mare. Aspetta. Non basta essere, la signora ha detto una frase non banale. Non basta essere bagnati dal mare per avere una politica mediterranea. Ed è proprio così. Perché noi non è che avevamo una politica mediterranea perché eravamo bagnati solo dal mare. Primo perché c'era rimasto uno spazio ristretto, stavamo ai tempi della guerra fredda e via discorrendo, quindi avevamo uno spazio ristretto. Ma quello spazio lo coltivavamo molto bene, i nostri governi. Non voglio fare la solita citazione dei santini che facciamo tutte le volte, partendo da Moro, passando per Andreotti, per Craxi e anche per personaggi magari meno noti al grande pubblico, ma che facevano una politica mediterranea molto forte. Guardate che se noi abbiamo portato fuori il gas dall'Algeria, quando non abbiamo avuto più il gas dei russi, lo dobbiamo a 40 anni e passa di politica estera che abbiamo fatto con l'Algeria. Io ho visto ministri che sono venuti, che hanno studiato qua in Italia, algerini, ce l'avevamo tutti noi, ce li avevamo, perché facevamo anche una politica di questo genere, che è molto importante, la politica culturale, degli scambi universitari, sono cose, sono, non esiste più niente. Poi c'è anche da dire una cosa, ci hanno anche un po' sabotati, perché nel 2011 purtroppo, quando attaccano Gheddafi, signori, quella volta lì purtroppo è come se avessero attaccato anche noi, era il nostro più importante alleato nel Mediterraneo, l'avevamo coltivato come un fiorellino per 40 anni difendendolo dai francesi e dagli americani che lo volevano far fuori e poi in poco tempo ce l'hanno buttato giù, ma il più grave è successo dopo. E devo dirlo, questa volta mi sono incavolato anch'io, ambasciatore, perché ho visto lo sforzo della diplomazia italiana per cercare in Libia di mettere d'accordo
tutte le fazioni per mettere d'accordo un'amministrazione pubblica, cosa che stava anche in parte riuscendo, e devo dire, i nostri amici inglesi e francesi non ci hanno aiutato. Va bene, grazie.